E benvenuti a questo nuovo episodio di Cammino. Ok raga, sono nel tempio della foresta, che sembra un po' la foresta di Halloween, con queste zucche. Ah giusto, devo trasformarmi per passare. Ecco fatto, mi sono risparmiato la fatica. Del plotone inviato per salvare Alice e i bambini siamo gli unici superstiti. Gli altri sono stati sterminati. Oh. Ok, provare di qua. Oh, ho trovato qualcosa. Le monete. Ricorda, se hai bisogno di aiuto, mi trovi sempre qui, nel vuoto. Sì, va bene, va bene. Ok, provo dai di qui. Altre monete. E nulla. Delle antiche incisioni mostrano che questi cerchi di pietra in realtà sono piattaforme. Deve esserci un modo per attivarle. Piattaforma, eh? Interessante. Ok, allora. Prima di tutto devo andare di qua. Che gonzi. Sembri disorientata. Perché non consulti il butler? Però che palle. Così? E due. Enigma risolto. Studia con attenzione i suoi attacchi. Sì, sì. Ok, devo battermi contro un albero. Ah.
Ok, devo prima di tutto beccarlo con questo. Con questi. Si apre la bocca. Sì, l'ho beccato. E dentro. No. Come boss è abbastanza facile. Dai, apri la bocca. Un po' di pietre. Aiuto! Dai. Capito, devo di nuovo beccarlo con questo. Ti fanno bene le pietre, guarda. E voilà, boss sconfitto e il primo l'ho salvato. Mio, vorrei solo dirti che sei stata grande. Sei davvero figlia di tuo padre. Non dirlo. Non l'ho mai conosciuto, ma da quello che so, non avrebbe mai permesso a Thorne di avere la meglio su di lui come ha fatto con me. Motivo per il quale siamo in questo pasticcio. Il re Solon era un elfo straordinario, ma non perfetto. Molto tempo prima che tu nascessi, tuo padre fece un patto con i troll, concedendo loro di vivere nel regno. Perché ha permesso che quei mostri entrassero nelle nostre terre? Sono dei selvaggi, ma hanno un talento straordinario nella costruzione di macchine. Immagino che anche a te tornerebbe utile se non avessi il potere magico. Comunque, Solon pensava che le macchine avrebbero reso la vita più semplice a tutte le tribù, e infatti all'inizio andò così. Purtroppo, un troll di nome Thorne, che era più grande, più intelligente, più forte, più malvagio di qualunque altro, presto assunse importanza durante la nuova prosperità del troll. Molti di noi mettemmo in guardia tuo padre, ma lui era troppo preso dalla ricerca dei folletti elementali per rendersi conto di ciò che stava accadendo. E con superficialità dichiarò che nessun troll avrebbe mai osato sfidarlo. Poi giunse il giorno in cui Thorne si proclamò re dei troll e decise di conquistare tutto ciò che contemplava. Ci furono tante devastazioni e molti soffrirono prima che tuo padre tornasse in sé e riuscisse finalmente a sgominare Thorne e a bandire i troll dal regno. Thorne giurò vendetta e Solon rimpianse amaramente il giorno in cui aprì la porta a un simile mostro. Quindi non pensare di essere l'unica ad avere sottovalutato Thorne. Promettimi solo che non valuterai di nuovo male il suo potere. Te lo prometto. Bene, e ora basta con le chiacchiere. Ti aspetta un lungo viaggio, dove purtroppo non avrò l'onore di accompagnarti a causa delle mie ferite.
ma ho qualcosa che ti sarà utile per sconfiggere Thorn una volta per sempre. Inceneritor. Si chiama Inceneritor e sono sicuro che insieme farete faville da ora in poi. Grazie, zio Alice. Non sai cosa significhi per me. E ora, se vuoi scusarmi, ho un regno da proteggere e un re dei troll da sconfiggere. Camillo, mi senti? Camillo? Mysticor, non ci crederai, ma lo zio Alice mi ha dato un folletto elementale. Vediamo. Mi chiedo dove fossero gli altri. Scusa? Niente di importante, ma è... è che devi salvare gli antenati prima che Kalus e Thorn si impossessino dei loro folletti. Ma figurati, gli antenati non glieli daranno mai. Ma cosa stai blaterando? Li stanno portando ai templi perché i demoni sono abbastanza forti da far uscire i folletti elementali. Quindi devo fermare i demoni, giusto? Esattamente. Fedolenia, nelle profondità marine, intrappolata nelle rovine del Tempio d'Acqua. La casa di Corallis, il demone più malvagio degli abissi. Profondità marine? Allora è impossibile per me salvarla. Nulla è impossibile per chi possiede il Whatnot. Vai verso le cascate della montagna e tieni gli occhi aperti. Sento che se starai attenta, troverai un guerriero elementare che ti darà una mano a raggiungere il Tempio d'Acqua. Fidati e affrettati. Beh ragazzi, direi che prima di finire questo episodio vi faccio vedere il nuovo elementare che ho. Ince! Bello, eh? Sembra il drago di Shrek. Quindi raga, questo episodio finisce qui, ci vediamo alla prossima. Ciao!